Da tempo abbiamo avviato a scuola il progetto lettura sul famoso libro di Pinocchio. Lo scopo era quello di portare gli alunni, bambini di 7 anni, a riflettere sul personaggio di Pinocchio e sulla fantastica ambientazione del libro. Il compleanno di Pinocchio è stato appunto l'occasione per completare il progetto avviato con ulteriori riflessioni. Dalle riflessioni appunto degli alunni è emerso che tra i due personaggi, Pinocchio bambino e Pinocchio burattino, i bambini nel loro sentire si sono identificati maggiormente in Pinocchio burattino perché ha meglio rappresentato la loro ricchissima carica vitale. Come noi alcune volte perché dice le bugie, perché disubbidisce e perché Geppetto nella mia vita è come mio papà. Si prende cura di noi, ci protegge, quando stiamo male ci cura, va al lavoro per guadagnarsi dei soldi così ci compra dei vestiti nuovi. Poi ci porta a fare tante belle gite, ci fa fare tutte le cose belle che vogliamo. Io vorrei essere il papà di Pinocchio. Lui ci tiene molto a Pinocchio quando ha fatto il burattino. E allora cioè lui non lo vuole perdere. Pinocchio gli fa una promessa. Gli dice di andare a scuola, di lavorare, di ascoltare la maestra, invece fa tutto l'incontrario. Il grillo parlante è come la maestra che sta sempre accanto a noi, ci consiglia cosa fare, cosa non fare, cosa è giusto e cosa non è giusto. Mi tiro il martello perché gli ho detto che non dovevo fare quella cosa. La mia cucina mi dice le cose giuste o le cose sbagliate. Pinocchio invece è attratto da tutte le cose che sente. Non riesce a seguire la sua cucina e fa le cose all'incontrario. Si toglie la sua giacchetta per comprare il libro a Pinocchio. Poi quando lui si brucia i piedi, lui glieli ricostruisce. La parte più bella è stata quando Pinocchio va a scuola, fa finta di andare, viene distratto dal teatro di burattini. Poi c'è Mangiafuoco. Mangiafuoco si arrabbia perché ha disturbato lo spettacolo Pinocchio, allora l'ha deciso da bruciare nel forno.
Sembra cattivo perché è grosso, c'ha un barbone, sembra molto molto cattivo, ma in realtà lui è buono perché alla fine si intenerisce e dà le monete a Pinocchio. Tante volte mio fratello mi ha imbrogliato come il gatto e la volpe. Loro gli chiedono, vieni con noi al campo dei miracoli e tu pianterai queste monete e la mattina trovi un albero pieno di monete e sarai ricco. Dopo un po' il gatto e la volpe si vestono di assassini. Quando lo impiccano nella quercia, dopo la fata turchina cerca di risalvarlo. Lo mette nel letto e cerca di capire se era vero, se era morto o vivo. E così quando faccio io, cioè quando mi sento male e sto così, mamma pensa che cerca di capire se sono morto o vivo. La fata turchina lo sa, ma quando sta in pericolo. All'inizio per Pinocchio è come una sorellina, dopo diventa come la sua mamma. Lei gli diceva sempre, non fare il cattivo Pinocchio, guarda che questa cosa è sbagliata, tu devi andare a studiare, devi prendere il voto massimo. Insomma, gli diceva le cose giuste, belle, e non le cose sbagliate. Dice la fatina, dove sono le monete? Le ho perse e invece ce le ha sotterrate. Lei dice dove? Nel bosco. Nella nostra vita abbiamo delle tentazioni. Lucignolo somiglia a il mio amico Valerio. E allora... E lui, cioè, mi fa fare delle cose che sono brutte. Se Pinocchio avesse studiato tanto, non ascoltava Lucignolo e non incontrava persone cattive, magari se le incontrava diceva no grazie, non ci voglio venire, e se loro continuavano lui poteva fare che se ne andava da un'altra parte e andava a scuola. Lucignolo gli dice, vieni con me nel paese dei balocchi. Dopo dice la storia che passando tutti i giorni là diventerai un asinello. Si gioca solo, si mangia solo, non si studia mai, non ci sono regole. Nel paese dei balocchi non ci vorrei andare perché poi non ci sono regole e poi un po' di compiti si possono anche fare, no? Poi c'è Geppetto che lo vuole andare a salvare. Attraversa l'oceano, cioè lo cerca di andare in cerca di Pinocchio, lo salva. Pinocchio lo ritrova dentro la bocca del pesce cane. Perciò dice lui, dato che era passato tanto, dice, piccolo mio, dove sei stato? È una storia troppo lunga, te la spiego a casa. Poi provano a scappare via, fanno silenzio, poi c'è il pesce tonno e vanno... E dicono grazie al pesce, poi tornano a casa. Quello che mi è piaciuto di più è quando Pinocchio diventa un bambino vero, che poi ride quando si vede quando è un burattino. Questa storia è magica perché Pinocchio è un po' come noi e quando lui promette di andare a scuola bene, ci va molto bene, la fatina decide di premiarlo e lo fa diventare un bambino vero. Questa storia è magica perché parla pure un po' di noi. Rappresenta la fantasia.